La domanda è cosa sia per me il coraggio. Non so come la pensiate voi, ma credo che molte persone pensino che noi astronauti siamo particolarmente coraggiosi perché decidiamo di esporci ai rischi di un volo spaziale. Personalmente non credo sia così, credo che al massimo si possa dire che non siamo persone particolarmente paurose, però secondo me essere non paurosi e essere coraggiosi sono due cose davvero diverse. Secondo me coraggio è quando hai paura, magari hai anche tanta paura perché sei di fronte a un bivio, sai qual è la strada giusta, qual è la cosa giusta da fare, ma quella scelta ti espone a dei rischi, a delle conseguenze negative per la tua sicurezza, per le tue relazioni, per la tua reputazione, per i tuoi interessi. Però dentro di te trovi la forza di superare la paura e fare comunque la cosa che sai essere la cosa giusta, accettando le conseguenze e perseverando nelle difficoltà, nelle avversità che magari conseguono da questa scelta coraggiosa. Il coraggio è anche assumersi responsabilità quando non ti obbliga nessuno, anzi quando magari gli altri ti dicono ma chi te lo fa fare e si nascondono nel branco e ti lasciano sola. E quindi il coraggio spesso è proprio superare la paura della solitudine. Coraggio vuol dire, lo dice la parola, saper superare i momenti di scoraggiamento, perché per essere coraggiosi serve forza d'animo. Tutti cadiamo ogni tanto, coraggio vuol dire rialzarsi con un sorriso. Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe scrive che forse le stelle nel cielo sono illuminate perché ognuno di noi un giorno possa trovare la sua. Nessuno di noi è coraggioso sempre, però a me piace pensare che ogni atto di coraggio che siamo capaci di compiere ci porti più vicini a trovare la nostra stella. Ciao a tutti!